La nostra maggioranza va avanti e lavora tranquillamente per la risoluzione dei problemi della città. Non ultimo, dobbiamo porre grande attenzione alle attività che si svolgono all'interno del cimitero ed evitare che si possano creare situazioni di possibili speculazioni utilizzando regolamenti e postille che potrebbero consentire spazi a chi ha poco rispetto delle regole e pensa solo al suo tornaconto. Con queste parole il consigliere comunale Bernardo Califano pone l'accento sullo studio attento che si dovrà fare nel prossimo futuro al regolamento sulle attività edilizie all'interno del cimitero. Chi ha costruito all'interno del cimitero 10, 20, 30 loculi, come farà a venderli? Ma se li potrà vendere. In realtà i loculi, non parlo delle confraternite. No. In realtà, a differenza del discorso parrocchio confraternite di cui qualcuno ha vinto anche un ricorso al TAR, diciamo che i loculi non dovrebbero essere venduti, nel senso che non possono essere venduti. I loculi vengono dati in concessione 99 annuale, poi possiamo discutere se ridurre o meno il periodo della concessione, ma non sono oggetto o proprietà che possono essere ceduti come un qualsiasi immobile. Ma possono essere costruiti 30 o 40 loculi? Se le richieste all'interno della concessione edilizia prevedono delle motivazioni che portano ad esempio una famiglia grande che voglia realizzare tutti quei loculi e c'è il regolamento dove è previsto che all'interno di quei loculi vengano sistemati solo i parenti o al massimo qualche benemerito di quelle famiglie che fanno richiesta, allora possiamo dire di sì. Però se c'è in atto un tentativo di abuso per vendere impropriamente i loculi, allora qui c'è bisogno di denunciare e di intervenire.